Bentrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi. Apriamo con l'hockey, con le ultime novità che riguardano il massimo campionato. Ci spiega tutto Roy Lepore. Si sono iscritte regolarmente alla termine della scadenza le squadre di Serie 1 di hockey su pista per la stagione 2015-2016. Sono 14 le formazioni che si contenderanno lo scudetto. Alimac Forte dei Marmi campione in carica, CGC Viareggio secondo classificato, Breganze, Valdagno, Trissino, Bassano, Follonica, Pieve, Lodi, Matera, Sarzana, Giovinazzo, Monza e Thiene. Queste ultime due sono neopromosse. In A2 sono 10 su 12 che hanno ratificato l'iscrizione. Correggio, Prato, Castiglione, Sandrigo, Modena, Montecchio Precalcino, Scandiano, Roller Bassano, SPV Viareggio Eboli. Si procederà quindi ad un ripescaggio. Non ci sono CGC Viareggio che ha rinunciato insieme al Valdagno. La prossima settimana saranno diffusi da parte della Federazione Hockey e Pattinaggi i calendari di Serie 1 e Serie 2. Sabato sera intanto presso il Circolo Ancora a Viareggio è in programma una pericena nel corso della quale verranno presentati i programmi del CGC, la campagna abbonamenti, le nuove maglie, la riorganizzazione del settore giovanile e il neo acquisto Gepi Selva, attaccante 29enne che arriva dalla formazione spagnola del Reus, ex Leida, Noia, Blanes, Vendrell, che andrà a rinforzare i bianconeri guidati da Alessandro Bertolucci. E ci sono dei segnali positivi per il Pallabarzacchi, per il campionato di hockey su pista. È stata firmata una proroga di 7 mesi per il palazzetto dello sport, durante i quali dovranno essere effettuati i lavori per la messa a norma dell'impianto. Già da lunedì i tecnici e gli operai della Viareggio Patrimonio, in stretta collaborazione con il CGC, saranno operativi per una prima valutazione delle spese da sostenere e degli interventi da effettuare. Dunque davvero un'ottima notizia. L'atletica, il giovane alfiere della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, Said Ettachi, è stato convocato dal direttore tecnico della Nazionale Giovanile Azzurra, Stefano Baldini, per i campionati europei juniores per gareggiare nei 3000 siepi, competizione in programma dal 16 al 19 luglio. Ennesimo successo per il portacolori del gruppo podistico Parco Alpi Apuane Marathon Sport, Gilali Jamali, che si è imposto a Tavola, in provincia di Prato, nella Ricordando Serena. Sui 10 km pianeggianti, in gran parte fuori strada, il forte atleta marocchino ha vinto per distacco, succedendo nell'albo d'oro di questa manifestazione al connazionale Hicam Midar. Adesso parliamo di box e dei grandi risultati della pugilistica lucchese. Dopo 7 criterium la classifica finale premia i ragazzi di Giulio Monzelessan. Sarà la pugilistica lucchese a rappresentare la Toscana alla prossima Coppa CONI in programma a settembre. Primo posto alla lucchese che nell'arco delle 7 gare ha totalizzato il maggior numero di vittorie e piazzamenti nelle categorie cuccioli, cangurini, canguri e allievi. Conoscendo la competenza di Monzelessan, la sua voglia di non andare solo per partecipare, ma di lottare per la vittoria finale, siamo più convinti che le sorti della Toscana in questo primo appuntamento della Coppa CONI 2015 siano in buone mani. Intanto, tra poche ore è in programma l'ultimo appuntamento estivo per il pugilato a Lucca. In questo sabato, a partire dalle ore 20, presso il Centro Culturale Foro Boario Monte San Quirico, è in programma la seconda edizione della Grande Box sotto le stelle. Con l'organizzazione della pugilistica lucchese verrà allestita una serata di pugilato dilettantistico con un confronto interregionale tra una rappresentativa toscana, una squadra proveniente dalle Marche e una dall'Umbria. In programma anche le finali dei campionati regionali senior 2015. Si è svolta a Pesaro, nell'ambito della ginnastica in festa, la fase finale del campionato di Serie D di ginnastica ritmica. La squadra delle allieve della SD Albachiara, sotto la guida di Elisa Quilici e del suo staff tecnico, composta da Gaia Cicalini, Camilla Giampaoli, Giulia Catelli e Viola Cerro, hanno conquistato il 3º posto. Dunque davvero un ottimo piazzamento. Non si ferma mai Stefano Gori, l'atleta lucchese non vedente che ha fatto dell'atletica leggera uno stile di vita. Dopo aver trionfato ai campionati nazionali FIDAL per diversamente abili, adesso intende cimentarsi nelle gare nazionali
del centro sportivo italiano. In questo sabato prenderà parte a Pisa al campo scuola alle prove su pista nei 100, 200 e 400 metri piani insieme alla guida Francesco Niccoli per ottenere i tempi necessari all'accesso alla fase nazionale che si svolgerà a Grosseto dal 10 al 13 settembre. In bocca al lupo a Stefano Gori, poi ovviamente nelle prossime edizioni del TG Noi vi diremo com'è andata. È tutto per la pagina sportiva, una breve pausa e poi ancora insieme per la terza parte del telegiornale.